Oltre 15 sono state le e-bike che in poche ore i carabinieri del comando di Molfetta qualche giorno fa hanno controllato grazie anche all'ausilio dei tecnici della motorizzazione civile. Obiettivo è quello di arginare il fenomeno delle bici manomesse, in grado cioè di avere prestazioni da scooter che raggiungono anche i 70 km all'ora, ma senza gli obblighi previsti dalla legge. I controlli dei carabinieri hanno riguardato in particolare i velocipedi elettrici, con la verifica sul posto delle loro caratteristiche tecniche. All'esito dei controlli, oltre 15 sanzioni amministrative sono state elevate, tra cui 2 per guida senza patente e 2 per veicoli sprovvisti di assicurazione. Vince il trofeo Digiton 2021 Time Flow. Il team milanese è stato premiato in un video collegamento dal presidente di Confindustria Bari e Bat Sergio Fontana e dal fondatore di Digiton Francesco Boccia, aggiudicandosi un assegno da 10.000 euro. La startup è un marketplace B2B nel settore ICT, in grado di connettere le aziende alla ricerca di developer in outsourcing con società di consulenza IT in base alle loro esigenze e competenze. Grazie ad un algoritmo, ICT Marketplace effettua un'analisi in tempo reale della compatibilità tra le esigenze tecnologiche indicate dai clienti al momento della pubblicazione dei loro progetti sulla piattaforma e di profili resi disponibili dai fornitori di servizi IT, individuando la migliore combinazione. Ogni anno nel mondo viene sprecato quasi 1 miliardo di tonnellate di cibo, pari al 17% di tutto quello prodotto, con un impatto devastante sull'ambiente e sul clima, oltre che a un'economia già duramente colpita dall'emergenza Covid. In Puglia il cibo buttato supera, sottolinea Coldiretti Puglia, le 250.000 tonnellate all'anno, una situazione ancora grave nonostante l'emergenza Covid abbia portato alla riscoperta delle ricette antispreco con gli avanzi di cucina e alla preparazione fai da te di pasta, pane, pizza e dolci per ridurre gli sprechi e limitare i costi della spesa in un difficile momento economico per tante famiglie.